Questo testo è vicinissimo a quest'altro. Filippesi. Come antichità. Quindi, vecchio, un po' più giovane. Per questo alla linea 14 ve li ho messi in quest'ordine. Questo è l'ordine cronologico giusto. Questi testi li possiamo collocare più o meno tra il 40 e il 50. Questo testo lo possiamo collocare immediatamente dopo il primo viaggio di Paolo, quindi verso il 55. Noi, oggi, esploreremo testi molto più antichi dei testi paolini e dei testi evangelici, con la domanda: questi testi come esprimevano la risurrezione? Che non dobbiamo dimenticarci, noi abbiamo fatto un discorso tecnico, ma il nostro obiettivo è capire qualcosa su questo mistero. Bene. Naturalmente io non vi ho spiegato i criteri di individuazione, come facciamo noi biblisti a leggere un testo e a dire questo è un inno. Io so che voi fate fatica a vedere, ma pazienza. Ora invece siamo al capitolo 3 della lettera ai Romani, versetto 21. Questo è il 21, questo è il 26. Ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge dei profeti, giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Per tutti quelli che credono, infatti, non c'è differenza, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. È Lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue a manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati, mediante la clemenza di Dio, al fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente, così da risultare Lui giusto e rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù. Scommettereste che questo è un inno? No. Se voi lo leggete in greco, da qui fino a qua, voi avete un frammento di un inno. Il testo greco di questo testo che abbiamo appena letto, eccolo qua, è un testo di un inno e noi riusciamo a trovarlo perché in greco si vede con chiarezza la ripetizione di una particella dia. Se voi fate la scansione degli accenti di questo testo, quando siete qui, voi dovete andare a capo, vediamo, di esemplificarvelo in corpore vili, cioè farlo subito davanti ai vostri occhi. Io mi trovo con questo testo. Eccolo. In questo testo cosa notate? Non sapete greco. Benissimo. Meglio ancora. 3 strofe. 3 stichi per strofa. Nel secondo stico, dia. E nel terzo stico,
empio il dativo. Questo è un dativo. Questo è un dativo. E questo è un dativo. Ci siete? Nel primo stico della prima strofa avete il radicale di Kaiō. In questo caso è stato presentato come verbo medio passivo participio. E questo invece come nome. È una bella inclusione, prima, terza strofa, con le strofe che hanno questa caratteristica ognuna. Capite che non è prosa. Voi dite, ma come fate voi biblisti a fare queste cose? Ci sono delle regole molto ferree per individuare questi testi. Allora, la prima regola è l'insieme degli apax legomena. Noi, quando parliamo, adoperiamo determinati vocaboli. Colui che ci sta seduto vicino parla come noi, ma ha delle caratteristiche per cui la persona che ci sta seduta accanto adopera altri vocaboli. Io, per esempio, ho una persona che viene ogni tanto a confessarsi che adopera un'espressione anche quando non è necessario, nel bene e nel male. Io non adopero mai questa espressione. Invece questa persona l'adopera anche lì dove non ha senso. Capite che se l'adopero io, quell'espressione diventa un'apax legomena, cioè una serie di vocaboli che io non adopero mai. Lo adopero una volta sola, una delle due. O io sto citando una frase di questa persona qui, o questa persona qui mi è appena andata via e quindi io sono rimasto timbrato da questo ritornello. Ma non è mio quel ritornello. Quando noi troviamo in un testo paolino, nell'arco di pochissimi versetti, 3, 4, 5 apax legomena, immediatamente diciamo qui gatta cicova. Poi, con questi aggeggi micidiali, noi abbiamo la possibilità di dire, per esempio, Dorean. Cosa notate? Qui sono comparsi un disastro di citazioni sulla sinistra. Charity, un disastro di citazioni, sempre con l'espressione charity. Notate? In questa maniera a noi è possibile controllare la costruzione grammaticale usata dagli autori. Ora, se voi vedete kai chariti, te chariti, te chariti, te chariti, te autu chariti, ma il nostro testo 3.24. Se voi notate, in tutto quanto l'uso che Paolo ne fa, non lo fa mai con l'aggettivo autu, che è un aggettivo personale. Di per sé sarebbe giustificati gratuitamente per mezzo della grazia di lui. Paolo non adopera mai autu, chariti. Dalla lettera ai Romani, giù, fino alla lettera Tito, adopera sempre chariti senza autu. Lo notiamo immediatamente. Allora diciamo, quella costruzione lì non è di Paolo. Non è difficile. Perdon? No, Paolo parlava greco, perché era bilingue. Noi siamo molto più di Paolo, perché noi parliamo il veneto, l'italiano, biascichiamo un po' d'inglese, noi siamo almeno trilingue. Attraverso, dunque, come vi dicevo, questo tipo di esame, vedere gli apax legomena, le costruzioni grammaticali sintattiche, vedere i concetti. Per esempio,
quel testo che avevamo letto prima si parlava del sangue, la redenzione è avvenuta nel suo sangue. Paolo non parlerebbe mai così, perché Paolo la redenzione è avvenuta non nel sangue di Cristo, ma nella croce di Cristo. Paolo adopera la croce. E infatti, in questo inno, dove c'è un'aggiunta paolina, che è questa qui, notate che c'è la parola croce. Non dice facendosi obbediente fino alla morte e a una morte sanguinosa, no, morte di croce. Nell'altro testo noi troviamo il concetto di sangue attorno al quale ruota tutto il concetto di redenzione. Quello non è un concetto paolino. E allora attraverso questo paziente lavoro noi riusciamo a distinguere quello che è di Paolo e quello che non è di Paolo, quello che è di Luca e quello che non è di Luca, quello che è di Giovanni e quello che non è di Giovanni. Il prologo di Giovanni, che viene attribuito a Giovanni, non è di Giovanni. E voi stessi lo potete constatare. In principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, il Logos era Dio. Trovatemi il concetto di Logos lungo tutto il Vangelo, non viene più fuori. Viene fuori solo lì. Mentre invece il concetto di Logos voi lo trovate nella prima lettera di Giovanni, e addirittura lo trovate spiegato. Chi ha scritto l'inno al Logos? Non Giovanni, ma l'autore della prima lettera, che è un prete. Si chiamava come Giovanni, ma era un prete, non un apostolo. Bene. Adesso che abbiamo finito gli aspetti tecnici, cominciamo a mangiare l'arrosto, perché se no... Dunque, Paolo sta spiegando ai filippesi il tema dell'umiltà e porta come esempio Gesù dicendo: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. È interessante, se vogliamo essere umili, non dobbiamo imparare i concetti, ma dobbiamo imparare i sentimenti. È il sentire che è importante. E qui avete l'inizio dell'inno, che non incomincia con un pronome personale, ma incomincia con un pronome relativo. Questo, per esempio, è uno dei segni degli inni. Os, os, oggi imparate tante cattiverie, le dimenticherete tutte, ma almeno sapete che ci sono. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, condizione di servo, che cosa notate? È una piccola inclusione di una strofa. Non ritenne un privilegio, di per sé non sarebbe privilegio. Adesso comincia a venire fuori il criticone, spero di no. Perché arpagmon non vuol dire privilegio, non vuol dire privilegio, accidenti. Arpagmon è un de verbale da arpazzo, e arpazzo vuol dire, sapete il greco, vuol dire rubare. Quindi arpagmon ha due significati. O è una cosa che si brama rubare, che si progetta di sottrarre a qualcun altro, oppure è una cosa che io possiedo in maniera egoista. Nella traduzione italiana precedente, tesoro geloso. Solo che i tesori non hanno sentimenti, non può esserci un tesoro geloso. Arpagmon sarebbe qualche cosa di non condivisibile. È tutto per me. Non
egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne questo essere come Dio, non lo ritenne una cosa incondivisibile. Non ritenne dunque, tradotto liberamente, un privilegio l'essere come Dio, ma è un privilegio che si può condividere. Arpachmon dice questo. Ma svuotò se stesso assumendo la condizione di servo. Santo cielo, se voi siete ancora lucidi, dopo tutto quello che abbiamo detto, l'antitesi non è Dio servo, ma è Dio uomo. Perché l'opposto di servo è padrone. Perché hanno messo questa espressione così strana? Morfeseu, morfendulu. Perché nell'Antico Testamento si dice chi può dire a Dio che fai? Nessuno può fare quello che vuole. Mentre invece questo tizio deve fare solo ciò che viene comandato. Chiaro? Questa è la libertà assoluta, Dio. Questa è l'obbedienza assoluta. Ci siamo? Ed infatti, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo, uomo, uomini, anthropom, anthropos, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, morte. Cosa notate in questa strofa? Mentre qui è chiaro l'inclusione fra queste due espressioni antitetiche, qui voi vedete un nome nel primo stico, un nome nel secondo stico, che è lo stesso, e l'identità della reduplicazione nel penultimo stico e nell'ultimo. Ciò che è importante è questo. Questo è importante. Come qui, 1, 2, 3, 4, 5, questo è importante. Se voi notate nella prima strofa, essere come Dio. Seconda strofa, umiliò se stesso. E lo sviluppo del pensiero tra condizione di Dio e condizione di servo. L'umiltà non è andare a testa bassa, occhi bassi, dire io non merito, ma è essere obbedienti. Naturalmente a Dio. E quindi questa lezione che Paolo sta facendo di umiltà ai filippesi dice, guardate, per essere umili non occorre dire io non valgo niente, io devo fare un passo indietro, gli altri sono migliori di me. Queste sono tutte stupidaggini. Il vero umile è l'obbediente, è quello che obbedisce a Dio fino alla morte. Vi è chiaro il concetto? Questa espressione è una bomba atomica. Per questo Dio lo esaltò. A causa di questo dato, ottenuto attraverso questo mezzo, Dio lo ha iper ipso. Ipso è tradotto con esaltò e l'iper è evaporato. Traduzione rispettosa direbbe per questo Dio lo super esaltò. Vi è chiaro? La resurrezione sta dietro a questo verbo.
Per i cristiani della Chiesa nascente, che cos'era la risurrezione? Una esaltazione fatta da Dio a Gesù Cristo, che è fuori da ogni misura. Iperipso, iperipsosen. Kai vuol dire e, seconda azione. Gli donò il nome. Quindi la risurrezione è questo, mettiamo iperesaltò e così ci togliamo il sasso dalla scarpa, e dare il nome. Dio dal nome ad Abramo. Pietro dal nome, scusate, Gesù dà il nome a Pietro, l'angelo dà il nome a Maria, Dio dà il nome al figlio. Dare il nome significa sì un rapporto particolare fra Dio e Abramo, Dio e Maria Vergine, Dio è Pietro. Ma questo rapporto particolare è anche una scelta. Qual è questo nome? Signore, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù è? Questo è il problema. Finiamo. Cosa vuol dire Kyrios? Poi andiamo a berci il caffè. Scusa, dare il nome non vuol dire essere superiore e ricevere il nome essere inferiore. Sì, e infatti sono logici. Purtroppo sono logici. Kyrios è la parolina che i traduttori greci del Vecchio Testamento hanno adoperato per rendere l'ebraico Yahweh. Quindi che nome gli ha dato? Era nella condizione di Dio? Sì. Svuotò se stesso? Sì. Quindi non è più nella condizione di Dio. Umiliò se stesso diventando obbediente, e Dio cosa fa? Gli restituisce quello che era prima. Dandogli il nome di Signore, gli restituisce la morfè Zeù. Cos'è la risurrezione? Un restituire a Gesù Cristo quello che Gesù Cristo aveva abbandonato per essere uomo. Tenete presente che Kyrios traduce Maran, che vuol dire capofamiglia, Maranatha, che noi traduciamo Signore vieni, ma Maran di per sé è il capofamiglia, quello che provvede al bene dei componenti della famiglia. Kyrios è il risorto e il Kyrios è l'anti-imperatore. Vi è chiaro? Bene, che cos'è la risurrezione allora per questo inno? È una super esaltazione attraverso la quale Dio restituisce a Gesù la sua situazione precedente. Attraverso la risurrezione lo rende capo di una famiglia a cui lui deve provvedere. Siamo noi. Significa risorto ovviamente, ma è un liberatore politico. Sembra una cosa strana.
cioè l'uomo che è discepolo di Gesù, risorto, è libero dalla politica, cioè può scegliere, non è la politica che lo domina, non è la dimensione politica che lo tiene suddito, perché Kyrios vuol dire esiste qualcuno al di sopra dell'imperatore. Per il mondo romano l'unico Kyrios era Caesar. Il cristiano dice no, chi ha l'ultima parola su di me è Gesù Cristo, non Caesar, non l'imperatore.